Tra le varie attività che abbiamo messo in pista nel corso di questi anni, una delle prime è stata quella relativa al confronto con i comuni. In che modo? E abbiamo riunito in più occasioni, in tavole rotonde, sindaci con vari tipi di problematiche nelle loro amministrazioni, legate ovviamente alla gestione dei rifiuti. Potendo creare questo confronto, è stato possibile mettere a disposizione le varie esperienze intorno a un tavolo. E con la nostra disponibilità e con la partecipazione di uno dei nostri esperti per condividere insieme quali problematiche hanno riscontrato, quali le migliori scelte svolte e le esperienze vissute con alcuni tipi di risultati ottenuti. Il confronto e la condivisione dei progetti è secondo noi uno dei punti saldi sui quali lavorare perché permette di toccare con mano alcuni tipi di percorsi. E la 5R0 Sprechi da sempre si mette a disposizione perché vengano fatte delle proposte, perché ci siano delle attività condivise e perché da parte nostra il punto fondamentale è quello di essere propositivi. Oggi come oggi sappiamo perfettamente che chi si trova ad amministrare un comune eredita delle situazioni e non sempre è facile riuscire a sbrogliare specialmente situazioni legate alla gestione dei rifiuti. Da qui è nata la possibilità, attraverso alcuni di questi comuni, di creare i comuni Amici 5R. E attualmente abbiamo un lavoro svolto con questi comuni, in collaborazione anche con Zero Waste Italy, poiché hanno deliberato all'interno del loro comune la delibera Rifiuti Zero, che prevede un percorso di azzeramento dei rifiuti. Ovviamente l'azzeramento è un punto, è una promessa, non è sicuramente una cosa facilissima, però il percorso che noi chiamiamo verso zero sprechi e questo processo è attualmente in attività in alcuni di questi comuni. Quindi è per noi un punto fondamentale proseguire con questi tipi di attività non appena sarà possibile. Attualmente stiamo cercando di farlo attraverso la tecnologia che ci viene concessa del web. Vi terremo comunque aggiornati anche su questo tipo di attività.